Il fuoco in fondo è sempre stato qualcosa di legato al rosso e il rosso per lui rappresentava l'energia vitale, quindi qualcosa che comunque abbiamo, ognuno ha in se stesso. È come la colonna di ognuno questo rosso e è una vibrazione e in questo quadro ad esempio ci ha messo anche questa vibrazione con questo colore fatto con il pollice. La figura di Bérard Aubertin è importante perché, curiosamente, nonostante Yves Klein sia stato, lui stesso lo diceva, il fondatore della monocromia, Yves Le Monochrome, i francesi sono stati quelli che per molti versi hanno dato meno retta al suo esempio. C'è stata una grande situazione italiana, come sappiamo bene, c'è stata una grande situazione tedesca, gruppo zero, eccetera, gli olandesi, nul, ma di fatto Bernard Aubertin è stato l'unico autentico e diretto seguace di Klein. Lui stesso lo dice, impara da Klein la novità di questo lavoro, se ne convince pienamente e da quel momento la monocromia e addirittura l'ossessione per un colore che è il rosso diventa la caratteristica di tutto il suo lavoro. Il suo percorso si basa sull'identificazione di alcune tipologie. La monocromia è una testura pittorica oppure anche un'organizzazione iterativa di segni. L'anima di Aubertin si vede nei suoi quadri. Aubertin è sempre stato un artista isolato e per lui l'arte è come una preghiera, è come entrare in se stesso, non è una cosa che lui va verso l'altro, è proprio l'anima sua che viene trasferita sulla tela.